in collaborazione con Banca Popolare di Cremona. Ritrovati con lo spazio dedicato al volontariato Il bene moltiplica il bene. Quest'oggi ci troviamo alla LAI, Società Cooperativa Sociale Onlus. Sono in compagnia di Achille Gerevini, vicepresidente. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, la LAI, come nasce questa società cooperativa? Allora, la LAI nasce nel 76 per opera di famiglie di ragazzi disabili che si sono trovati nella situazione di avere dei ragazzi maggiorenni e praticamente c'era un buco dalle scuole dalla maggiore età in poi, e quindi hanno costituito l'8 dicembre del 76 questa cooperativa che praticamente l'obiettivo è quello dell'inserimento lavorativo dei ragazzi disabili. E nasce di fatti come laboratorio artigianale ergoterapeutico, da lì la LAI, cosa che poi dopo alla fine diciamo è rimasto solo il nome, ma questo laboratorio è venuto a mancare, diciamo. E praticamente questa cooperativa inizia a contattare delle realtà di ditte locali sul Cremonese per appunto fare dei lavori per conto terzi per l'inserimento lavorativo. Poi nel 91 la legge non dava più la possibilità di avere la cooperativa mista, ci doveva essere cooperativa di tipo A che si occupava appunto di disabili e la cooperativa tipo B come inserimento lavorativo, e quindi è nata diciamo la LAI 2, chiamata LAI 2, che appunto continuava a occuparsi dell'inserimento lavorativo mentre la LAI si occupava del CSE e SFA, cioè praticamente Centro Socio Educativo e Servizio Formazione e Autonomia. E questo è continuato, diciamo, questa divisione fino ai giorni d'oggi. Nel frattempo, nel 2001, è stata fondata la Casa Famiglia LAI, una comunità alloggio, e che nel 2014 è ufficialmente partita con l'inserimento di utenti residenziali. Attualmente sono 7 utenti, diciamo, che soggiornano in Casa Famiglia. Per venire ai giorni d'oggi, nel maggio di quest'anno, non essendoci più la necessità di avere separate le realtà, abbiamo praticamente fatto una fusione societaria, chiamiamola così. Praticamente l'AI2 e Casa Famiglia sono scomparse, diciamo, e tutto è confluito nella vecchia LAI, che offre praticamente 3 servizi di prima con un nome solo, e quindi osserviamo CSE e SFA per quanto riguarda la LAI, SAP che si occupa dei ragazzi a livello scolastico, la LAI che si occupa sempre dell'inserimento lavorativo ex diciamo LAI 2 e la casa alloggio ex casa famiglia che offre appunto residenziale per quanto riguarda gli utenti. Ecco, in questo momento quanti utenti usufruiscono dei servizi della LAI? Allora, per quanto riguarda il SAP abbiamo un utente appoggiato alla scuola, per quanto riguarda il servizio di CSE, Centro Socio Educativo, sono 27 i nostri ragazzi, per quanto riguarda lo SFA, Servizio Formazione e Autonomia, sono 10 e l'inserimento lavorativo sono 18 dipendenti, perché l'inserimento lavorativo sono dipendenti della cooperativa. Ecco, qui all'interno della bellissima struttura in via Vecchio Passeggio, qui nel parco, bellissimo, che vi ospita, che tipo di attività svolgete durante il giorno? Allora, per quanto riguarda CSE e SFA, ci sono dei laboratori in cui i ragazzi e gli educatori partecipano, fanno del, chiamiamolo del bricolage, fanno dei lavori manuali per quanto riguarda diciamo falegnameria, decoupage, fanno computer, tutte attività diciamo per tenere occupato i ragazzi a creare una loro autonomia. Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo, che è situato diciamo al piano terra della struttura, continuano ad occuparsi di lavoro per conto terzi, lavoretti, cioè ditte che portano dei lavori di bustamento, di calendari, praticamente lavorano per ditte che danno il lavoro e
questo qui diciamo inserimento lavorativo. Ecco vicepresidente, a chi sono indirizzati i vostri servizi? Chi è il vostro utente? Allora, il nostro utente tipo diciamo che sono ragazzi dai 16 anni in poi, con dei ritardi cognitivi, medio gravi o problemi fisici diciamo. Con quale modalità si accede ai servizi che voi offrite? Allora, i nostri servizi sono aperti diciamo a tutti, ci può essere la decisione della famiglia che valutando le offerte diciamo su Cremona e provincia dell'Aquila e varie altre associazioni, vengono a vedere la struttura, decidono se la LAE va bene per loro, altrimenti tramite gli assistenti sociali del comune, i quali appunto indirizzano le famiglie sulle varie strutture, poi le famiglie e il ragazzo interessato decide quale delle strutture che sono presenti in zona vanno meglio per loro. Ci sono dei limiti di età per accedere al servizio? Dai 16 anni in poi, diciamo. Invece una giornata tipo di un vostro utente, come si articola? Quali sono le attività che può svolgere? Allora, per quanto riguarda il diurno, CSE e SFA, noi abbiamo l'accoglienza la mattina verso le 8 e c'è il pulmino che fa va a prendere i ragazzi che non sono autonomi per quanto riguarda venire in via Gioconda 5, se non accompagna le famiglie, altrimenti abbiamo il pulmino che fa il giro alle case e le porta qui. C'è l'accoglienza la mattina alle 8:30 e poi da lì iniziano le varie attività che possono essere o interne o esterne alla struttura. Interne ci sono, come dicevo poc'anzi, dei laboratori per quanto riguarda la manualità dei ragazzi o anche delle uscite programmate, perché noi tendiamo naturalmente a far vivere la città, a far vivere il mondo esterno. Gli educatori preferiscono giustamente portare fuori dalla struttura i ragazzi, quindi attività di teatro, di judo, piscina. Siamo naturalmente in collaborazione con le scuole, quindi anche questo incide molto sul discorso esterno. Collaboriamo con le varie canottieri di Cremona, Flores, Santeno, Baldesio, Bissolati, quindi i ragazzi possono usufruire degli impianti sportivi di queste associazioni. E alle mezzogiorno, 12:30 c'è il pranzo, abbiamo la mensa e viene somministrato il pranzo, poi c'è un piccolo intervallo e nel pomeriggio 2:30 ricominciano dalle attività interne fino ad arrivare circa alle 16, dove i ragazzi ritornano in famiglia o diciamo autonomamente, perché qualcuno è anche autonomo quindi prende i mezzi, o tramite l'accompagnamento delle famiglie o tramite il nostro pulmino che rifà il giro diciamo per consegnare i ragazzi alle famiglie. E chi praticamente soggiorna presso la nostra casa famiglia di via Piave viene accompagnato in via Piave numero 10 per diciamo la serata e la notte fino al giorno dopo. Ecco, mi pare quindi di capire che ci sono diverse collaborazioni con enti e con altri servizi per comunque favorire l'inclusione di tutti questi utenti. Certo, quello è molto importante. Noi collaboriamo anche con le altre cooperative e società che si occupano di disabilità sul territorio, vedi Agropolis, vedi Ampa. Collaboriamo naturalmente con le istituzioni del comune, come dicevo prima, con le varie canottiere, società sportive. Siamo in ottimi rapporti, per fare un esempio, con la Cremonese, con la Vanoli, cioè i nostri ragazzi quando vedono uno sportivo fa un ottimo piacere, vengono a trovarci i giocatori della Cremonese, della Vanoli tutti gli anni, li portiamo a vedere le partite della Cremonese, li portiamo a vedere le partite della Vanoli, cioè cerchiamo di farli partecipare sempre di più al mondo esterno per quanto riguarda l'attività diciamo di su Cremona. Quanti dipendenti ha la LAE? Allora, dopo la fusione avvenuta a maggio abbiamo 35 dipendenti suddivisi tra educatori, assistenti alla persona per quanto riguarda casa e famiglia, autista, impiegata e donna delle pulizie. Ecco, una persona che ha del tempo libero da dedicare, come può accedere alla LAE e insomma aiutarvi a offrire tutti questi servizi che date agli utenti? Allora, noi siamo sempre aperti ai volontari, perché sono una cosa fondamentale per quanto riguarda la funzionalità della cooperativa. Uno che ha del tempo, della voglia di dedicare a disabilità, ha fatto che venire a trovarci qui in via Gioconda numero 5 o altrimenti tramite il sito. Noi facciamo un piccolo colloquio per capire la persona. La persona deve essere una persona che ha voglia e tempo da dedicare alla disabilità. E qualsiasi persona va bene, naturalmente. Non deve avere delle caratteristiche particolari. Deve essere
persona di animo buono, diciamo così, paziente, perché naturalmente l'approccio alla disabilità, parlo per esperienza, quando io ho cominciato a fare il volontario, magari all'inizio lascia un po' perplessi, perché non è facile approcciarsi alla disabilità. Però basta seguire le indicazioni che gli vengono date dagli educatori, che sono, diciamo, i tecnici preposti, e poi subentra l'amore che una persona dà a questi ragazzi, perché ti danno tantissimo come ritorno. Grazie mille, vicepresidente. L'appuntamento con il volontariato Il Bene Moltiplica il Bene per la prossima settimana. In collaborazione con Banca Popolare di Cremona.